Incassato non senza fatiche, il via libera a decreto fiscale manovra, il Premier Conte illustra in Parlamento la posizione italiana in vista del Consiglio europeo di giovedì. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione europea e un contributore netto al bilancio dell'Unione. Forti di questa nostra posizione, andiamo a Bruxelles con una manovra appena deliberata, come sapete, di cui siamo orgogliosi e sulla quale intendiamo avviare un dialogo. Governo che ha inviato a Bruxelles il documento programmatico che contiene le stime macroeconomiche e il programma degli interventi. Una manovra da circa 37 miliardi, fonte di tensione con l'Europa. Anche oggi il presidente della Commissione Juncker è tornato a criticare il governo di non aver rispettato le regole. Immediata la replica di Salvini, mentre Di Maio difende il superato nella difficile trattativa sulla manovra, in particolare sul decreto fiscale. Non è stata una vittoria della Lega, spiega il leader pentastellato, per il quale diritto di cittadinanza e taglio alle pensioni d'oro rappresentano risultati importanti, come il taglio ai vitalizi. Dopo quello della Camera, anche l'ufficio di presidenza di Palazzo Madama approva la delibera per il ricalcolo dei vitalizi dei senatori. Siamo arrivati al governo e abbiamo dimostrato che non solo si poteva fare, ma che lo abbiamo fatto in un tempo brevissimo. E per me personalmente è una grande soddisfazione, perché sono state le nostre prime battaglie e oggi è un grande risultato. Quindi bye bye.